Ma io vendo tutto, io vendo tutto, io vendo tutto. Io mi sono accaldato, vedete, mi sono spogliato perché. Sto test. Ragazzi, se non siete pronti a spruzzare la pecunia, chiudete questo video perché oggi andiamo a testare a fondo Express LRS 2.4 GHz. Se non sapete che cos'è ELRS, quindi Express LRS, è un RC Link radio che è incredibile, ragazzi. Ne ho parlato già in un mio video quando ho fatto i test con l'Happy Model. Se volete approfondire meglio questo sistema, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ma adesso, ragazzi, concentratevi perché vi spiego il test che andremo a fare. Siamo qui al Labyrinth Bando, quindi il bando labirinto, perché lo dice la parola. Un insieme infinito di stanze, corridoi, mura, insomma, con il drone prendi, parti, decolli e ti ci perdi. Qui con me ho portato l'X-Night 35 della BetaFPV, dronino 3 pollici e mezzo che ho già recensito. Se volete andare a vedervi il video, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Monta appunto Express LRS a 2.4 GHz con una RX Nano della BetaFPV che vedete qua. Questa è la sua Mini Immortal T. Per il test ho portato una radio veramente di classe, ragazzi. Questa è una radio ovviamente entry level, quindi di basso, bassissimo livello. È una Light Radio 2SE, sempre della BetaFPV, che monta al suo interno un modulo sempre compatibile con Express LRS 2.4 GHz e, ragazzi, non ha l'antenna, ok? Ho impostato il modulo all'interno della radio al minimo possibile per questa configurazione qua, che è 25 milliwatt di potenza e 500 Hz per quanto riguarda la trasmissione dei pacchetti. Siamo nella situazione peggiore perché questo è un test estremo. Apro e chiudo una parentesi sui dati che avete sentito. Aumentare i milliwatt del nostro modulo, quindi della nostra trasmittente, vuol dire comunque avere più potenza di segnale radio e avere più penetrazione e più range, ok? Quando mi sentite parlare invece di Hertz, gli Hertz rappresentano, cerco di semplificarvelo, la consistenza dei pacchetti che il vostro modulo invia alla vostra ricevente. Quindi avere un quantitativo di Hertz maggiore vuol dire avere più una risoluzione del segnale. Tutto questo si traduce in minore latenza. Quando io vado ad aumentare questi Hertz, in teoria riduco un po' il range perché comunque vado a spedire più roba, quindi il mio segnale è più pesante, diciamo così. E ho settato pure la potenza del modulo al minimo per questa radio perché voglio cercare di causare il failsafe il prima possibile. Vediamo come si comporta. Attaccherò la lipo al dronino, mi metterò il mio visore DJI, quindi ci connetteremo al drone. Dopodiché metterò la radio nel posto più estremo, più lontano di questo bando, e poi drone e occhiali ci iniziamo a muovere. In questo modo riuscirò a vedere la telemetria dagli occhiali, anche se comunque ho il digitale. Ho impostato la scala RSSI su il range dB che mi trasmetterà la RX. Ci muoviamo dietro diverse mura di mattoni, di cemento che vedete qui, e vediamo quando il drone perderà il segnale. Sì. Ok, quindi spengo la radio e lui bip se perde il segnale radio. Così chiuso. l'ha preso, ora ti dico se vedo la telemetria. Eccola là, 99. Namo. Questa passeggiatina Beh, del famosa bando. passeggiatina. 60, guidami, Sì. eh. Ma c'ho 48. un'idea, ma non potevamo attaccare il cellulare con l'app così facciamo Ma non mi sono vedere anche. scordato il cavetto. 41, 30, 28, se sta abbassando i piccioni. C'è da dire pure che il bando è tutto bagnato, quindi la situazione è pessima in assoluto. 15 ci sta, 17. Vai. Entra dentro. Ancora Niente. no. Da Cioè, quanti assurdo. Vai.
Stiamo 19. C'è qua la radio, ma com'è possibile? Prova a entrare qua. Oh, quanto è possibile? Devo andare a Fezzi. Vado in bagno, aspetta. 11, vai in bagno. 9, sta andando a Fezzi. Eccolo. Ragazzi, è andato in fail safe. 70 metri, mo contiamo le mura. Un muro, due, tre. Tutte colonne, travite, cemento armato. Tutta sta struttura. Quattro, cinque, sei più le colonne di cemento armato. Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Ecco qua, 14 diciamo elementi tra mura di mattoni e colonne di cemento armato, in una situazione che io non metterei mai. 25 milliwatt e 500 Hz, che è una configurazione 500 Hz che si usa solo nel racing, quindi il massimo della risoluzione. Vi faccio vedere proprio un test reale di pilotaggio, quindi qui sto pilotando io con gli occhiali. Questo è il DVR della Caddx Vista, settata a 1200 mv 50 megabit per secondo, quindi il top del top. LRS invece al minimo possibile, quindi 500 Hz, 25 milliwatt. Arrivo in questa stanza dove vedete qui mi lagga in un modo incredibile, non riesco quasi a pilotare, cioè sto facendo veramente le preghiere. Riesco a ritornare sui miei passi e riuscire da quella stanza, poi mi ritorna il segnale video e riesco a ritornare indietro. Questo è per dirvi che la vera preoccupazione non è LRS a 2.4 GHz quando volate in situazioni del genere, ma il limite rimane sempre il segnale video. Test completamente superato. Adesso, così perché ci vogliamo fare veramente del male, soprattutto al portafogli, facciamo un test col TBS Crossfire. Quindi non è proprio uguale. Ho impostato il Crossfire a 915 MHz, 25 milliwatt, 150 Hz fissi, che è il massimo per Crossfire. Quindi è uno scontro, diciamo, impari, perché siamo già a una frequenza più bassa, 900 contro i 2.4 GHz di LRS, quindi molta più prenotazione. Però togliamoci questo scrupolo, vediamo dove va in fail safe il Crossfire. Ok, spengo la radio e dovrebbe suonare, perfetto. Mettiamo nella merda di piccione la tango. Andiamo qui sul Crossfire, cioè l'LQ, ragazzi. Ho già sta a 76, Facciamo lo stesso test di prima, identico. Che è l'orizzontale, con lui siamo più buoni. Con lui siamo più buoni, siamo. Come se vola, guarda, avevo perso la ricevente. 20, 15, sta sbarella proprio l'LQ. Mo secondo me si spegne. Ecco. Oh. Cioè, fail safe! Ma fail safe dove? Oh? 30 metri. A metà. No, a meno della metà del percorso con LRS, Crossfire è andato in fail safe. Cioè, che famo? Se suicidiamo? Tocca switchare, ragazzi. Quindi tocca spruzzare. No, però aspetta, si è ribindato, Vabbè, ma come vai qua dietro se fa? Allora, calcoliamo, contiamo. E che come ha contato? Tre sono pareti, uno, so. E colonne, dai, contiamo. Sei, dai, 7, 8, dai, 8 colonne. 139. 39, 139, 39. Raga, qual è la tua scelta? No, vabbè, questa non ce la faccio proprio. I gimbal, ragazzi, sono buoni, però non lo so, sembra dare un pezzo di plastica. Meglio di questo. Dato che, come sapete, con questi test sulle frequenze ci stanno 250.000 variabili. Che ne so, la taratura differente dell'antenna, magari il modulo ti dice che spara a 25 milliwatt, invece spara di più, spara di meno. Sto ripetendo il test del Crossfire, stavolta con la mia X9D e modulone grosso. Tutto settato come sulla mia Tango, quindi ripeto, 150 Hz fissi, 25 milliwatt, dynamic power ad off. Ho cambiato pure il dronino perché quell'altro era un setup da bando, quindi magari qualcosa, che ne so, poteva essere rotta, ed eccolo qua, dronino nuovo con sempre la Nano RX della TBS Crossfire nuovo. Quindi ripetiamo lo stesso test. Allora, prova del fail safe. Crossfire operativo, eccolo qua, spengo la radio. Receiver still connected. E lui suona. Posizioniamo la radio nello stesso
modo e ci facciamo il girettino. Medesimo percorso, ragazzi, eccolo qua. Vado subito nel punto dove mi è andato in fail safe l'altra build. Ecco, qui andava in fail safe. Vediamo. Questo no. Niente. Andiamo avanti. Nessun fail safe. Ennesimo blocco di mura. Vediamo. Vediamo se va in fail safe qui. Eccolo. Fail safe qui. Ha ripreso. Fail safe. Morto, ragazzi. Quindi muore qui. Riprende? Ecco qua, riprende. E qua muore. Ok? Crossfire con tutta la build cambiata. LRS a 2.4 GHz. Oltre a quel muro lì si è fatto. Questo muro qua. 1, 2. Ed è andato in fail safe qui. 2.4 GHz, vabbè. Immaginate se, che ne so, settate a 200 Hz, 250 Hz e 100 mW, ti è nel bando, ma quando andrete mai in fail safe? Mai. Vi dovete soltanto preoccupare del video, basta. Questo vuol dire che adesso io vado a casa, mi faccio un esame di coscienza, mi pento dei miei peccati, mi vado ad idratare. Che probabilmente parte la spruzzata. Dai! Ciao core, per me ciao core, ciao TBS. Per me ciao core, TBS, trappi, fai qualcosa, cazzo, modo un po', fai qualcosa, perché qua te la passi male. Set my heart afire.